Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti a un nuovo video. Se è la prima volta che passate di qua, ciao, piacere, io sono Cristina e faccio video riguardo la creatività, la sostenibilità e il video di oggi, come potete leggere dal titolo, è la seconda parte del video riguardo il capsule wardrobe, in cui parleremo di guardaroba, vestiti, accessori e organizzazione. La postazione di oggi, come potete vedere, è un po' diversa, mi trovo in piedi, il che è un po' strano, ma comunque sono qui perché appunto vi mostrerò il mio guardaroba. Oggi è il tour del mio armadio e anche di come sto organizzata in quanto studente universitario che vive in una città straniera fuori dall'Italia. Se non lo sapete, mi trovo a Londra, e quindi di come organizzo in generale la mia vita, parlando di vestiti, organizzazione e cercando di avere uno stile di vita sostenibile, nel senso che anche quando acquisto cerco di acquistare in modo cosciente. Ma se volete sapere di più riguardo questo determinato argomento, vi consiglio assolutamente di andare a vedere l'altro video che ho fatto, la prima parte, che vi lascio nella i qua sopra in descrizione e qua sotto, e vi parlo appunto del perché ho scelto di fare questa specie di capsule wardrobe, anche se non rispetto proprio appieno le regole, perché non credo nelle etichette e nel seguire le regole, possiamo dirlo? No, perché non è vero. Però ho deciso di iniziare a fare questi due video semplicemente per dirvi non di non fare shopping, ma di fare shopping in modo più intelligente e cercare quindi di farsi delle domande prima di fare un qualsiasi acquisto, sia se ci serve veramente quel capo o no, o se è qualcosa semplicemente che deriva da un atto impulsivo perché l'abbiamo visto addosso a tante persone nelle riviste o nei social network, e anche riguardo il chiedersi da dove vengono i vestiti che indossiamo e quindi cercare di iniziare a scegliere brand che siano più sostenibili o che abbiano comunque delle regole, delle norme che rispettino chi produce questi vestiti. Ho parlato abbastanza, adesso è il caso che vi mostri il mio armadio nel mio piccolo appartamentino a Londra. Allora, lo so che sicuramente me lo chiederete in tantissimi, il room tour uscirà, sto cercando di organizzarmi in modo tale da filmarlo prima di tornare in Italia per le vacanze di Natale, ma comunque, allora, ho un lungo corridoio, diciamo, quando si entra, e per i miei vestiti, accessori e scarpe utilizzo due cassetti che si trovano sotto la scrivania, un armadio e un piccolo scompartimento che si trova in cucina sotto il microonde. Cominciando da quest'ultimo, questo è il luogo in cui tengo tutti i miei cappotti, ne ho in tutto 4, due che sto utilizzando adesso che è pieno inverno e che sono quindi belli pesanti, in particolare questo è fantastico ed è tutto sostenibile di Quagga, una marca completamente made in Italy, e due invece che sono un pochino più mezzo tempo. Questo l'ho preso ultimamente al thrift shop ed è un North Face, però è di mezzo tempo, cioè è perfetto per il vento, però non è che tiene super caldo perché non è imbottito, e questo è un cappotto cammello che ho da tantissimo tempo e che uso appunto quando fa freddo, ma non super freddo. Dopodiché subito dopo ho il vero e proprio armadio che utilizzo per mettere tutti i miei vestiti. Prima di iniziare a spiegarvelo vi do una piccola preview. E cominciando da sopra, anzi no, cominciamo dal centro. Cominciando dal centro, qui ho appeso tutti i pantaloni, giacchini e camicie, appunto, che non voglio piegare naturalmente. Diciamo, cerco di ordinarlo per categorie, quindi qua ho tutte le camicie, qua tutti i giacchini e qua i pantaloni. Questi non sono gli unici pantaloni che ho, perché qua sopra, poi vi farò vedere, ho i jeans e le sciarpe. Alcuni dei capi che ho rimangono sempre nel mio armadio indipendentemente dalla stagione, mentre altri, diciamo, variano in base alla stagione e in base alla pesantezza o alla freschezza appunto del capo di cui stiamo parlando. Ad esempio, le camicie sono dei capi che utilizzo costantemente e quindi tengo sempre nel mio armadio primavera, estate, autunno o inverno. Poi ci sono i giacchini che, diciamo, in inverno utilizzo perché metto sopra altre magliette e poi sopra mi metto il cappotto, quindi sono comunque dei capi che restano sempre. E questo, se non avete visto il mio video sui regali di Natale, è l'ultimo capo che mi è stato inviato da Jeanjun, una marca sostenibile fantastica che vi lascio sempre qua sotto in descrizione. E come potete vedere c'è anche la giacca di jeans che utilizzo soprattutto in primavera e in estate, ma che decido di tenere perché appunto la metto sotto il cappotto. E questa l'ho pagata pochissimo, tipo 4 pound in un thrift shop a Camden Town, e sinceramente la adoro perché è oversize ed è degli anni 70, quindi la adoro ancora di più.
E poi qua ci sono i miei pantaloni, che sono in tutto 4. E cerco sempre, quando vado a comprare un nuovo paio di pantaloni, di scegliere appunto un colore o un taglio che non ho. Ad esempio, questi due sono tutti e due neri, però questo è, diciamo, a pinocchietto, mentre questo è a zampa d'elefante. Poi ho questo che ho comprato sempre in un thrift shop a Roma, che adoro, e questo che metto in continuazione ed è un po' vecchio, di Massimo Dutti. E poi qui tengo la mia borsa della palestra, che utilizzo sia per andare in palestra che a volte per andare a fare la spesa, di Organic Basic, un'altra marca ecosostenibile che vi lascio qua sotto in descrizione perché è eccezionale, e questa è la miglior tote bag, la migliore borsa di tessuto che abbia mai avuto. Qua ci sono le mie borse, sono solamente due più lo zaino che utilizzo per andare all'università. Questa è di un'altra marca ecosostenibile fantastica che ho comprato quest'estate per la laurea, è di JW Pay, e non sono sponsorizzata da questa, l'ho comprata con i miei soldi. E questa è un'altra borsa di, non so, di Lujo, che mi hanno regalato un po' di tempo fa. Qua sotto c'è anche la cassaforte, guardate che cosa raffinata, ho i miei accessori e in particolare i miei orologi, i miei 4 orologi della Daniel Wellington, che vi linko qua sotto in descrizione. E oggi sto indossando i loro cuff, ossia i loro braccialetti, e ce l'ho sia in argento che in oro. La mia unica cintura, i cappelli, ne ho in tutto 4, guanti, e qua sotto tengo, diciamo, i maglioni un po' più pesanti, quelli proprio belli pesanti, che sto mettendo pochissimo perché qui nei luoghi interni si muore di caldo in Inghilterra, perché sono super riscaldati, quindi sto sempre a maniche corte. E questi invece sono altri 3 maglioni che ho e che sono mezzo tempo, quindi non pesantissimi ma non leggerissimi. E infine qua sotto ci sono le mie scarpe e il mio ombrello, e queste sono le uniche scarpe che mi sono portata: un paio di stivali, un paio di scarpe da ginnastica un po' più elegante, un po' più, diciamo, da camminata, da passeggiata e non da palestra, e le scarpe per la palestra. E poi qua sopra, come già vi ho fatto vedere, ho i miei pantaloni e una gonna che mi sono portata, quindi 4 paia di jeans, uno nero e 3 jeans normali con 3 lavaggi diversi, 2 dei quali però sono non molto adatti per l'inverno, quindi sono un po' più primaverili, che quindi tendo a mettere un po' di meno. E poi abbiamo le sciarpe, ho in tutto 3 sciarpe, una basica grigia, una basica beige e poi una con un piccolo disegnino, comunque bianca e grigia. E poi qua sopra tengo anche il mio phone e la piastra che uso occasionalmente. E poi, concludendo, utilizzo altri 2 cassetti, il primo che è dedicato alla cartoleria ed è un casino in questo momento, quindi trascuriamolo. E gli altri 2 invece, che sono dedicati appunto ai miei vestiti. Qui abbiamo tutte le magliette che metto sempre, sia a maniche corte che a maniche lunghe, alcune delle quali tengo, diciamo, durante tutto l'anno, perché appunto metto sempre, perché sono, magari sono a maniche lunghe ma sono molto leggere, oppure sono a maniche corte basiche, quindi magliette grigie, bianche, nere. E invece qua, contrariamente da come ho fatto nell'armadio, cerco di organizzare le cose secondo il colore, quindi qua ho tutte le mie magliette maniche lunghe e maniche corte nere, poi ho una maglietta verde, andiamo sul beige, poi qua dietro il grigio, il bianco e uno spot di rosso. E infine qua la parte un pochino più noiosa è dove tengo tutte le mie cose intime o per la palestra: canottiere, calzini, questo è un contenitore di muci che utilizzo per mettere la mia biancheria, altre magliette per la palestra o magliette che metto a casa, e leggings vari. E questo era tutto. Qui al lato dell'armadio ho deciso di appendere un altro dei miei cappelli. Questo l'ho comprato disperatamente da Zara a settembre, perché faceva freddo e ho deciso di comprare un cappello, di entrare in un negozio e comprare un cappello, ma lo sto indossando tantissimo perché mi piace molto, e siccome appunto mi piace molto l'estetica lo tengo sempre qua. E poi in questa mensola sopra la scrivania ho tutti i miei gioielli, che ho deciso di mettere nel contenitore del portafoglio che avevo comprato, quindi invece di buttare la scatola o di lasciarla da qualche parte, gli ho dato una nuova vita e ho messo tutti i miei gioielli, che adesso vi faccio vedere. Questi sono tutti gli accessori che ho e che utilizzo a rotazione tutti i giorni. Praticamente qui ho deciso di mettere tutte le collane, e ultimamente queste sono le mie 2 preferite, oltre a quella che sto indossando adesso. Questa l'ho presa qui a Londra, mentre questa è di una marca siciliana chiamata Nana Aristova, che vi lascio qua sotto in descrizione, e ho anche un codice sconto. Questi sono degli anelli che ho collezionato nel corso degli anni, che ho comprato soprattutto in mercatini e
posticini vari. Questo mi è stato regalato da una mia amica qui a Londra. Questo è un braccialetto vecchissimo che ho della Michael Kors. Questi sono degli orecchini che utilizzo tantissimo di Other Stories. Questi li ho presi su Depop e sotto vi lascio il link di un'altra ragazza che fa orecchini simili. E questi sono degli orecchini di H&M vecchissimissimi che non so neanche perché ancora ho. E oltre a quelli naturalmente ci sono gli accessori che sto attualmente indossando, ossia questa collanina splendida fatta in argento riciclato di Ara de Altar, tutti i link sono sempre qua sotto in descrizione, e questi orecchini invece sono di Daisy London che ho comprato ultimamente e che sto adorando perché sono in vero e proprio argento e praticamente non me li tolgo mai. Quindi questo era tutto per il video di oggi, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche ispirazione, che vi abbia tenuto compagnia. Siete arrivati fino alla fine di questo video, prima di tutto grazie, e secondo commentate qua sotto quali sono quei capi che restano sempre nel vostro armadio indipendentemente dalla stagione. Per me ad esempio quei capi sono le magliette basiche bianche, nere e grigie a maniche corte che adoro stratificare durante le varie stagioni. Seguitemi su Instagram se ancora non lo fate, perché è lì che condivido tutte le mie grafiche, tutte le mie avventure qui a Londra. Io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo super presto con un nuovo video. Ciao ciao!